Ciao, oggi andiamo a vedere un accessorio fondamentale se vogliamo rendere la nostra postazione un po' più da gaming, un po' più personalizzata, ovvero questo tappetino RGB misura XXL adatto a mouse e tastiera. Adesso lo andiamo a spacchettare assieme, lo andiamo un po' a vedere. Vi lascio ovviamente il link in descrizione se volete acquistarlo e let's go. Questo tappetino, ragazzi, è lungo 80 cm e largo 30 cm. È spesso 4 mm. Ovviamente avremo noi il bordicino a LED RGB intercambiabili. Qui ci dice che possiamo scegliere fino a 14 tonalità di colore, quindi una scelta molto molto ampia se avete delle postazioni con colorazioni diverse. Andiamo a fare l'unboxing. Ok, dentro non troviamo più niente. Qui abbiamo il nostro tappetino avvolto in questa simpatica custodia. Non pensavo neanche che avesse appunto una custodia dedicata. La qualità del materiale mi sembra piuttosto buona. Io in questo momento come tappetino ho un tappetino della Razer che ho utilizzato fino ad adesso, molto molto bello, però diciamo ha fatto il suo tempo, quindi preferivo abbinare questo tappetino LED alla mia postazione. Questo tappetino è anche waterproof, ovvero impermeabile. Se accidentalmente versiamo dell'acqua sopra, diciamo non lo assorbirà, è trattato ed è ottimo ovviamente per un utilizzo appunto da tavolo. Abbiamo anche il cavetto USB con materiale intrecciato, devo dire molto bello sia al tatto che anche appunto esteticamente, è anche più resistente. Lo andiamo a collegare e vediamo subito. Allora, abbiamo acceso il nostro tappetino, come vedete, però ci sono alcune cose che non mi convincono tanto. In primis queste palline, non so se sono visibili in video, che rendono un po' così l'effetto, cioè non danno un'idea di continuità, quindi magari questo qui è un dettaglio che ad un occhio esperto potrebbe infastidire. Magari adesso cambiamo colorazione e vediamo se continua. Allora, l'abbino al verde, dato che comunque la mia postazione è tendente al verde. Nulla, ragazzi, continuano ad esserci queste sorte di palline che sinceramente non apprezzo tanto. Non so se tenermelo o restituirlo, vediamo un attimino, magari lo provo questi giorni, possibilmente queste palline qui andranno a scomparire, non ne sono sicuro. Ma insomma, questo è il tappetino. Devo dire che la qualità invece della superficie è piuttosto buona, nulla nulla da dire. Il mouse scorre molto molto bene, insomma ha certamente un aspetto più da gaming a tutta la postazione, è sicuramente molto molto apprezzabile. Per quanto riguarda queste curve, ragazzi, sicuramente bisogna un attimino stenderlo, ne saranno necessari un po' di giorni, il tempo che riusciamo ovviamente a stenderlo per bene. Unica eccezione negativa, ragazzi, niente, queste bollicine che non so se sono visibili. Abbiamo queste parti qui che sono più luminose rispetto alle altre, insomma certamente non è tanto tanto simpatico. Vediamo se dall'altra parte le troviamo. No, dall'altra parte mi sembra tutto pulito. Le dimensioni sono più che sufficienti, considerate che io ho una tastiera abbastanza piccola, abbastanza ristretta, quindi anche con una tastiera di dimensioni maggiori abbiamo pur sempre lo spazio per usare il mouse. Come dimensione è veramente più che sufficiente. Devo dire che la qualità costruttiva mi piace. Certo, magari queste palline qui forse sono un difettuccio, magari lo testerò in questi giorni e deciderò se sarà più o meno il caso di restituirlo. Per adesso è tutto, grazie ragazzi per aver visto il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!